poter dire tu soffri anche. Durante la riunione del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola di Giornalismo si sente la voce del direttore Pierluigi Camilli nei corridoi, portare ancora una volta come esempio suo figlio Simone, senza flessioni nel timbro vocale, sempre con la professionalità che lo contraddistingue, quando parla del reporter morto a Gaza, sangue del suo sangue. Ma a due passi da Lola Siani dell'Università Sor Orsola Benincasa è un giorno diverso. È il giorno dell'abbraccio di tanti colleghi e amici a Pierluigi Camilli, è il giorno della commozione per una scomparsa difficile da superare. A portare la sua testimonianza di fede c'è anche Don Tonino Palmese, vicario della diocesi di Napoli e referente di Libera Campania. Ecco le sue parole. Ricordiamo un giovane che è morto per amore di verità, perché come ha ben detto colui a cui faccio riferimento, che si chiama Gesù Cristo, la verità ci rende liberi. E paradossalmente, come dire, nonostante che sia stato imprigionato da una morte violenta, la verità ha determinato anche questo atto di vita e questo gesto d'amore. Tanto il dolore e la commozione nell'aula dove solitamente gli allievi di Camilli, attualmente impegnati in diversi stage, fanno la riunione di redazione mattutina e ascoltavano i preziosi suggerimenti del direttore, comprese le esperienze del figlio Simone. Proprio con i fondi raccolti in suo nome, Pierluigi Camilli annuncia che verrà ricostruito un asilo a Gaza distrutto dalla guerra, un edificio che proprio Simone ha ripreso con la sua telecamera e con la sua testimonianza. Durante il funerale detto che ho scoperto un figlio diverso da come molte volte i figli si rapportano con i genitori. Come stai? Bene. Che hai fatto? Niente. Dove vai? Esco. No? Un po' tutte le esperienze dei padri. Beh, in questo, questa solidarietà, queste lettere, queste amicizie, le persone che non hanno alcun interesse ma che si sono incrociate nel lavoro, nel percorso, nel mondo, mi ha fatto scoprire un ragazzo, un uomo diverso e comunque più completo di quello che poi l'immagine quotidiana, la cognizione può fare. E quindi questo ci conforta un pochino per quello che può sembrare. E in più l'affetto che abbiamo trovato a Gaza, a Gerusalemme. Simone non era un attivista palestinese, io infatti questo l'ho detto anche all'ambasciatrice palestinese che voleva un pochettino caratterizzare, no? Ho detto Simone era qualcuno che testimoniava i fatti.